Bene, di nuovo in studio. Abbiamo rischiato di mancare l'inizio di questo segmento perché eravamo tutti impegnati a leggere il libro e a metterlo in pratica. Stavamo cominciando a organizzarci, sì. Non è detto che prima di fine puntata. Ma andiamo un pochino sulla cosa che dovrebbe riguardare più da vicino Satura Lines: il calcio, lo sport. Sì. Di Natale, l'argomento della puntata. Di Natale anche uno dei più grandi giocatori italiani ancora in attività, anche se si diceva che si stava per ritirare. Ho sentito, sì. No, si diceva sta cosa qua. Però io ho letto su un sito ben informato che Di Natale non si è ritirato perché il CT Antonio Conte gli ha promesso una maglia da titolare agli europei. E noi abbiamo il CT dell'Italia, Antonio Conte, qua che ci potrà confermare la notizia. Buongiorno mister. Buongiorno Rino Sardi. Allora, buongiorno. Di Natale mister sarà la punta dell'Italia ai prossimi europei. Ah, questo mi fa veramente ridere questa cosa. Dove l'ha letta, mi scusi? Ho un attimino. Letto su un sito. Sul sito quale mi dice il sito? Il sito adesso calcio qualcosa. È quello che dice sempre un cavolo, tutte cavolate. Sono cose, io sono allenatore dell'Italia, certo. Lo sapete, CT della nazionale, certo. Miglior allenatore del mondo, lo ribadisco. Opinabile, però okay. Vabbè, ci sta. E quindi le convocazioni, i giocatori, tutto quello che ne concerne, ci pensa Antonio Conte, non ci pensa né calcio.net né quello o quell'altro. No. Io, lei smentisce? Io smentisco assolutamente. La meritocrazia in Italia non viene mai usata in nessun campo. E invece la vuole applicare. Io la voglio applicare, voglio che i calciatori siano quelli che vengono all'europeo. Sul sito c'era scritto che lei è Di Natale, vi siete incontrati in un ristorante a metà strada a Monza, e lei ha promesso a Di Natale la maglia della nazionale numero 10 addirittura. Ma guardi, io l'ultima volta che ho visto Di Natale mi sembra che sia a Natale proprio di 3-4 anni fa, ancora quando era negli europei, quando è venuto in Spagna lì dove eravamo giocato, non mi ricordo. Eppure comunque, questo qua è un sito serio. È un sito serio, ma mi scusi, allora io mi deve scrivere poi a fine della trasmissione che così facciamo una bella querela, perché non è possibile che tutte le volte ste voci vengono fuori da. Ma io veramente ne avevo sentito un'altra, mi scusi, ma non è che lei non lo vuol portare agli europei come calciatore perché ce lo vuole mandare da allenatore al posto suo? Un cambio di panchina volante. Questa dove l'ha sentita pure? Un'altra. E non posso rivelare le mie fonti. Ma qui è una cosa, è una vergogna questa. È una vergogna, è una cosa veramente agghiacciante e vergognosa. Adesso io sono sempre stato attaccato anche da Carobbio, tutte quelle cose. Adesso si attaccano anche alle convocazioni. Adesso andiamo addirittura a fare le convocazioni al posto del mister e quelle quell'altra. E che ci sto a fare io qua? Me lo dite? Ma mister, cioè, non si deve arrabbiare, noi abbiamo delle fonti certe da cui attingiamo le notizie e gliele proponiamo. Bene, e che se devo mi dica lei, cioè io me ne vado. Allora, Di Natale non è la punta dei prossimi europei? No, assolutamente non no. Non prenderà il suo posto nei prossimi europei? Assolutamente no, né in campo né in panchina, cioè io ho il contratto con la nazionale italiana, gioco calcio, quindi andrò agli europei. Io. Ok, e di punta ci sarà chi ci sarà? Di punta ci sarà Pelé, ci sarà Eder. Ma Di Natale non è meglio Pelé? Ma che se facciamo anche le battute adesso qua? Cosa facciamo? Va bene, basta, direi che prima di, insomma, di causare problemi oltremodo irrisolvibili, direi di andare avanti. Se Di Natale andrà in nazionale, per dirla alla Lucio Battisti, lo scopriremo solo vivendo.